Ciao a tutti ragazzi, qui Xwill, ben ritrovati nel mio canale. In questo nuovo video ci siamo qui ritornati su Grand Theft Auto Online. Come potete ben vedere siamo all'interno del Freak Shop con alle spalle il mitico camioncione, che in buona sostanza è l'MTL Brickade 6x6, veicolo che c'è da una vita su GT Online ma che è sempre stato inutile, molto inutile. Bene, ad oggi è il protagonista del DLC, poiché è il laboratorio di acidi, è il nuovo business e si accoppia con una moto per le consegne. Ma cosa molto più wow, signori, è possibile modificarlo sia la moto che il camion, che tra l'altro non dovrete comprare perché li avrete gratuitamente. Dovrete solo pagare il prezzo dell'allestimento, che è di 620.000, 650.000. Praticamente nulla, se considerate che vi portate a casa sia la moto che il camion, che tra l'altro potete utilizzare tranquillamente in giro per la mappa. Quindi è sì per le consegne o come laboratorio, ma potete portarli in giro per la mappa dove meglio vi pare usarli. E quindi oggi andremo a modificare sia il mitico MTL Brickade che la moto. Sarà un video con doppio veicolo modificato, wow. Ma prima di cominciare, io come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale, commentate, condividete, iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti, mi raccomando fatelo. Più del 60% di voi guarda i miei video senza iscriversi al canale, quindi rimediate immediatamente. E beh, non dobbiamo aspettare la consegna, non abbiamo una descrizione da leggere, quindi per cui vi lancio la pubblicità già adesso, così pam. Sei stanco di essere povero su GT Online? Bene, allora contattami su Instagram per un'aggiunta di denaro, link qua sotto nella descrizione. Benissimo, ed eccoci qua, questo video sarà molto diverso dal solito. Comunque sia, questo qui è l'MTL Brickade, che è veramente un qualcosa di incredibile, è un signor veicolo, è enorme, ma soprattutto diventa blindato in questa sua variante, resiste fino ad un massimo di 46 colpi di razzi, è un coso veramente bestiale. E la moto è una Manchez Scout C, se non mi sbaglio si dovrebbe chiamare così. E dai, io direi di proseguire con le modifiche immediatamente perché sono due veicoli. Hanno un bel po' di modifiche. Allora abbiamo innanzitutto qui il Brickade, quindi prima modifichiamo lui che è bello grosso. Abbiamo le migliorie per il laboratorio, attenzione. Ah, qui abbiamo delle cose che potrei aggiungere. Come vedete già questa qui ce l'abbiamo. Posso aggiungere le mine di prossimità, oppure le armature. Oh, che cavolo è sta roba qua? Armi da speronamento. Cioè posso togliere tutto, tenere questo qui. Cioè signori, ma che roba è? Ma qua? Ma io voglio questo, sperone grande, let's go. 280.000 me l'hanno fatto pagare. Comunque, armature 100%, è super blindato, ma noi vogliamo ulteriori armature da questo bestione. Freni, li possiamo mettere da gara, ok, i motori ovviamente al massimo. Clacson, ci dovrebbe essere quello da camion, e noi teniamo quello da camion. Luci, fari, alloxeno, attenzione, posso mettere neon sotto questo veicolo. E io li metterei tutta la vita perché è di un'ignoranza incredibile il colore, poi lo vediamo. Livrea, attenzione che abbiamo pure le livree, signori. Abbiamo striscia Expedition di base, bella, mi piace, cioè semplice ma bella. Questa qui un po' meno perché si sovrappone col coso, viene un po' bruttarella, no? Anche questa nemmeno. Qua ci abbiamo tipo sul posteriore, da qui lo vediamo meglio. Atlante, bella questa che ci abbiamo tutta la mappa del mondo. Humane, strisce zebre, ok. Mimetica militare, dildo dude, va bene. Signori, io metterei questa qui, la Brickade striscia Expedition di base per il momento, mi piace. Targhe, personalizzato ovviamente, si figuri. Verniciature, abbiamo il principale e il secondario. Il secondario cosa va a pigliare, scusami? Ah, la parte sotto. Allora lo farei nero sinceramente, non è che c'è tanto da girarci attorno, eh. Cioè posso anche mettere tipo il camaleontico, ma capite bene che... Nel senso, probabilmente lo farò nero, ma proprio così, bestiale. Tra l'altro c'è un silenzio perché il motore è spento e quindi non fa nessun rumore. C'è un silenzio assordante, cioè proprio un silenzio incredibile. Si sente solo il tic 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 qui del menu e nient'altro. Beh, comunque anche Panna non è malvagio, eh. Panna, andato per Panna. Con un perlescente lo voglio. Com'è che lo voglio il perlescente? Tanto manco si vede, guardate che roba. Viola shafter, va, ok. Il secondario invece, camaleontico tipo sotto, qualcosa di strano, regà. Tanto, è un veicolo molto particolare, eh. Però no, sotto lo farei nero, dai. Sotto lo faccio veramente nero opaco. Comunque mantiene una cattiveria. Bello il
fatto che sopra sia panna, sotto nero, cioè è un po' particolare, ma ci sta. Sospensioni, attenzione, possiamo abbassare un pochettino questo camion, io lo abbasserei. Trasmissioni le metto al massimo, turbo lo vado a mettere. Ruote, tipo di ruote, posso mettere ovviamente qualsiasi tipo di ruota, ma qui una ruota fuoristrada per forza. Ma quasi quasi in realtà terrei quella base, cioè non mi dispiace. Poi tra l'altro il cerchio è nero, la gomma è diversa, teniamo quella base a livello di gomma. Pneumatici, sempre pneumatici non posso mettere, le gomme sono già antiproiettile e il fumo lo metterei nero. Finestrini, limousine. E signori, abbiamo finito con le modifiche del mitico Brickade. Poche modifiche, mi aspettavo di poter aggiungere qualche luce, qualcosa in più, però... Oh, considerando che prima non si poteva modificare, adesso si può modificare, guardate che bellino che è. Non sono propriamente convinto di sto panna, a dire la verità. Però, infatti lo faccio rosso cabernet. Let's go. Mi piace di più però così, mi piace decisamente di più. Mentre personalizziamo la moto, signori, già che ci siamo, pure questa, armature, considerando che è una moto che dovrò utilizzare per le consegne, probabilmente mi sparano, è meglio metterle, ok. Copertura trasmissione, colore 1, ma cambia, scusami, è diversa, cioè questa qui è molto più completa, o sbaglio? Eh sì, ma lasciamo quella standard, va bene così, freni al massimo, motori al massimo, marmitte... Ce l'abbiamo laterale, ce l'abbiamo doppia laterale, big bore, che non vedo nemmeno. Ah, ok, lì. Non si vede benissimo, raga. Angolata, non male. Colore 1 con finiture, colore 1 con finiture alt. Oppure a doppia uscita. Angolata, dai. Carenature. Ah, carenatura semplificata o abbiamo quella standard? Non lo so, sai? Questa mi piace di più, lasciamo quella standard. Forcella anteriori ci abbiamo... Le forcelle semplificate, racing sterrato e racing sterrato estese. Racing sterrato estese, ovviamente. Parafanghe anteriori, bordo inciso, non male. Semplice, piccolo, rinforzato, rialzato. No, un bel bordo inciso, dai. Sedili anteriori, invece, perché c'è anche quello posteriore. Cioè abbiamo semplice, colore 2, oppure motivo incrociato. Mettiamo il motivo incrociato. Serbatoi, che sono esattamente lì, ok. Portapacchi su telaio, interessante. Coperta arrotolata, borse o bauletti? Bauletti ne abbiamo già un bel po', mettiamo le borse. Manubri abbiamo, imbottitura manubrio, interessante. Protezione manubrio, quindi anche sui freni. Protezione rinforzata, la voglio, ok. Clacson, lasciamo quello che c'è. Luci, fari, all'oxeno. Livrea, abbiamo le strisce bianche già applicate di base, però noi possiamo mettere le strisce nere. Possiamo mettere la mimetica desertica. Maibatsu classica, non male. Maibatsu retro, Maibatsu retro alternativa, non mi dispiace. Anni 90. Runners Rimmers Racing, Jackal Racing, Debris Racing, Yeti Racing, tutto racing. Questa qui non mi dispiace, ma i Batsu retro alternativa andrò a mettere. E le verniciature come diavolo, cioè che ci abbini con un viola del genere, con sti colori forti che ha? Beh, viola scuro perla, è pure gratis, signori, non mi dispiace affatto. Bene, mettiamolo. Secondario invece che mi vai a modificare? Bello, nero, vabbè, mettiamo nero lì. Cioè tutti i dettagliini neri li voglio. Oh, devo dire che veramente è venuta fuori una figata. Trasmissioni le mettiamo super, turbo lo mettiamo, ruote, tipo di ruote, l'anteriore. Vediamo, il fatto è che qui queste qui sono da fuoristrada. Se non ci stanno da fuoristrada non le vado a cambiare ovviamente, cioè... E infatti non ci stanno, teniamo le ruote standard, col cavolo che le cambio, no? Gomme antiproiettile ci sono di base, il fumo lo metterei viola a sto punto. E abbiamo finito con le modifiche. Signori, abbiamo modificato sia il mitico Brickade 6x6 che la moto. Video modifiche molto diverso dal solito in realtà, con questa modifica di coppia, se così la vogliamo chiamare. Dai, interessante. Devo dire che sono veramente curioso di provare sia la moto che il camioncione. Quindi, signori, saliamo a bordo della moto e vediamo come va. Allora, solitamente le mie sono una bomba, le mance, queste robe qua sono veramente un qualcosa di incredibile. Per cui mi aspetto davvero tanto. Considerando che pure modificata al massimo, mi aspetto che corra davvero tanto. Vediamo un po'. Facciamo un giro dell'isolato. Faremo dei test anche un po' diversi. Dove faremo finta di star consegnando qualcosa. Esattamente, è proprio questo. Qui che roba c'è intanto che mi compare? Ah, è un'auto da rubare, vabbè. Allora, la classica mance, ve l'ho detto, in penna di Cristo, guardate. Raga, ma che velocità sta... Ah, se la fa tutta in impennata.
Si continua a controllare di Cristo. E beh, questa era dolorosa, eh. Era veramente, ma veramente dolorosa. Però vediamo se è degna di essere chiamata moto per le consegne, perché vi ricordo che consegnare le merci su GTA vuol dire anche salire le montagne in verticale con la moto. Quindi, per cui, signori, se sta moto non mi sale la montagnetta, abbiamo un problemino, no? Dai, dai che ce la fai, non cadere. Dai che ce la puoi fare. E invece, mannaggia te, non so come ti stai tenendo, sei peggio di uno stambecco, ma non ce la fai a salire su, eh. Vediamo un po' se riesci. Dai che ce la fai, dai che ce la fai, mancez. Dai. Ho capito che è troppo verticale, regà, però voglio dire, alla fine c'è un minimo di scalanatura per poter salire. È veramente un'insidia incredibile. Oh, ce l'abbiamo fatta, attenzione signori, mamma mia. Siamo riusciti nell'impresa titanica di portare la mancez qui su e farla impennare come si deve, fare qualche trick. Signori, la moto, vi dirò la verità, sembra buona. Poi è gratis, non è che dovete fare altro, non è che potete sceglierla, in per cui è lei a venire da voi. In realtà proverei a vedere se è blindata, tipo. Sai com'è, moto per le consegne. Potrebbe essere utile avercela blindata, ma prima mi avvicino là. E soprattutto, una volta che si distrugge, come fa? Cioè, che devo fare io? Dove la ritrovo la moto? Chi devo chiamare? All'assicurazione, credo, no? Vediamo un po' se la facciamo saltare in aria. Va, vediamo, una sticky bomb. Basterà? Una sticky bomb basterà. La moto per le consegne è stata distrutta, riportata al freak shop. Ok, quando viene distrutta allora si riporta in automatico al freak shop. Peccato che non sia antiesplosivo. Quindi, signori, se durante una consegna prendete qualcuno che vi spara con l'oppressor Mark 2, finita. Adesso proviamo il mezzaccio, quello che mi interessa di più in realtà. Sono veramente curioso di vedere come va sto coso, perché è enorme, è blindatissimo, è tecnicamente anche super potente. Ce l'abbiamo modificato proprio a bestia, quindi buh, non lo so. C'ha un'accelerazione, nel senso, per essere un camion, regà, così grosso, voglio dire, sembrerebbe avere un'accelerazione di tutto rispetto. Guardate che roba. Vabbè, regà, ma che è? È il camion più veloce di GTA? È sicuro, ovvio. Per forza il camion è più veloce di GTA. Giudicare da come accelera già, Non è che dico altro. Peccato che non servirà a nulla, perché non serve per le consegne. Serve solo per... cioè, non serve letteralmente a nulla. È solo tanto per avercelo questo. Però va a 100 miglia orarie. 100 miglia orarie, raga, secondo me... forse non è il camion più veloce del gioco, ma quasi. E lo sperone funziona? Cioè, se io adesso tipo... vado qui, no? C'è qua sto tizio, lo colpisco. Benissimo. Ma benissimo proprio. Che bello. Contromano pure. Fantastico. Boom. Il camion, la betoniera pure. Ma boom. Ma signori, ma che ci frega a noi? Questa è una cosa buona. Questa dovevano farmi usare come veicolo delle consegne. Cioè, guardate che roba. Guardate che roba. È infermabile, regà. È inarrestabile sto coso qua. Però poi il guardrail un po' lo ferma. Ma lui riparte di nuovo, vedi, imperterrito. Bam, bam. Che è mezzo. E voi pensate che è super blindato. Cioè, con sto robo qua ci andate in giro. Non vi tange nessuno, perché non c'è un oppressor Mark 2 che tenga. Cioè, lo potete usare come veicolo di protezione quando magari state facendo una vendita con un furgoncino lento, no? Chiamate l'amico col precade, vi viene davanti e spala via la qualsiasi. Si piglia lui i colpi per voi e voi consegnate. Cioè, nel senso, perché tanto alla fine... va, manca una betoniera, lo ferma. Cioè, lancia tutto via. È incredibile. La violenza poi con la quale li sperona via gli oggetti, capisci? Cioè, capiamoci. Guarda tu. Comunque, nonostante tutto, lui non si ferma. Anche se ci sono tanti veicoli, lui continua. La tua strada non viene bloccata da nulla. Micidiale. Micidiale. Nulla lo può fermare. Manco 80.000 auto qua davanti. Null, niente, zero, tutto. Spazza via la qualsiasi, mannaggia la miseria. Considerando che è gratis, cioè con 650.000 dollari vi pigliate camioncione e moto. Veramente, veramente spaziale. Detto ciò, io direi che per questo video possa essere tutto. Oggi abbiamo modificato, acquistato no, ma modificato l'incredibile MTL. Com'è che si chiama? Brickade 6x6, la moto, la Sanchez Manchez MCC1. Signori, che roba!
Che roba, sono veramente due veicoli incredibili. Non vedo l'ora di utilizzarli per fare qualche consegna. Detto ciò, io spero che questo video modifiche un po' diverso dal solito vi sia piaciuto. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questi due mezzi. Come sempre vi invito a condividere il video, iscrivetevi al canale, eccetera eccetera. Se avete voglia seguitemi su Instagram e TikTok e noi ci vediamo con un prossimo video. Woo!